Grandissimi. Com'è? No. Allora, questa sera nuovo format. Sì, proviamo a fare stand up, comici in prova. Esatto. Yes. Ci sono dei professori che insegnano a dei VIPs a stare su un palco e quindi a diventare degli stand up comedian. Vi ricordo solamente di iscrivervi al canale, lasciare un like e seguirci tutte le sere su Twitch. Io invece ricordo a Discovery che se volete fare una seconda stagione di questo programma, noi veniamo molto volentieri e vi faremo vedere quanto siamo bravi. Li abbiamo scelti tra migliaia di candidati. Ma anche gli operai? Ora li attende una missione impossibile. Ho studiato i grandi maestri della comicità. Lui è un po' Kabir Baby comunque. Anche l'ho già visto comunque. Giuseppe Giacobazzi. Mentore si nasce. E io modestamente. Ma raga, ma sei cosa? E patti di camera di camera. Deborah Villa, no, Deborah Villa la conosco. Che brava. Sì. Professor De Carlo. È bravo. Sì. No, vabbè, ma di nome li conosco. Non sono uno che segue la comicità italiana. Non mi picchiato, seguo quello inglese. Ma nessuno ti sta dicendo australiano, ogni tanto guardo anche qualcosa di tedesco, francese. Francese è molto bello, italiano proprio niente. Boh, monologo, vabbè. Partita, stand up. Credo di aver visto anche un monologo in pakistano. Molto bravi loro sono. Se non ce la faccio ad insegnare a far ridere qualcuno, mi cancello dall'album dei comici. Vabbè, lui sì, dai. Gli imprevisti saranno dietro l'angolo. Ma no! Ecco cosa servivano quei due. Come stai, Matteo? Bene, bene. Maschio, come stai, maschio? Ma guarda dove t'ho portato. Ah, ma hai portato tu? Ma che sei tu? Certo, secondo tu. Dove t'ho portato? La battuta di Matt, che dice sempre? Ci sono tanti spunti per raccontare e da raccontare. Allora, l'Incipit è molto bello, sì. Perché è uno di quei programmi che sinceramente avrei proposto. Ci sta come idea. Sì. Diciamo che per essere una comica ce lo facciamo bastare. Lei è brava. Anche sì, secondo me. È sempre brava. Ma anche come insegnante, secondo me. Non mi aspettavo un team di questo tipo. C'è un bel grado di coglionaggine. Perfetto. Così? Quello è un problema. Bella entrata. Cioè, lui è Saviano, i capelli. Lui è Saviano. No, lui è Saviano che fa la fusione con Dario Moccia. Sì, proprio così. Sì. Oh. Chi è? È proprio lui. Ecco l'uomo di cultura per eccellenza. C'è che paura. C'è uno youtuber che li detesto io. Li detesto solo per quanto grano fanno. Ciao. Però allora voglio dire una cosa che è vera. Perché molta gente senza neanche conoscere detestano certi youtuber solo perché fanno soldi. Cioè non noi perché non ne facciamo. Lui è Tommy Cassi. Lui è uno dei pochissimi. Raga, io lo sapete che mi espongo sempre. Lui è uno dei pochissimi che non gli si può dire niente perché è bravo. Sì. Conoscevo Alessandro Cecchi Paone non di persona, però per nomea. E anche la faccia da attore alla Vaporidis. Cioè per quel tipo di film lì. È la medaglia d'oro olimpica e primatista mondiale in salto in alto, Sara Simeoni. Ah, e beh. Mi auguro di riuscirci. Che non me la vedo proprio, sai. Cioè, con lei, minchia, devi fare un'impresa. Cioè, che paura, ancora riesco a cercare di... Ma lei... Sì, un po' un salto nel buio con lei. Sara Simeoni, onestamente, non sapevo chi fosse. No! Vabbè, piccolo, dai. Manco di io chi era. O facevo un salto in alto una volta. Me lo dimostri. Me lo dimostri. Ah, me lo dimostri. Lui è Filippo Bisciglia. Eccolo lì! Chi? Io giuro che quest'anno uno dei regali più belli che mi può fare la vita è che ci sia Temptation Island. Minchia, veramente. Più che altro perché sono soldi. Ci metterò d'impegno. Buonasera. Quando vedo Filippo comunque sono felice perché lui ha più occhiaie di me. Però ha l'arma di essere romano, quindi quello è un superpotere praticamente. Sì. Allora la preoccupazione è più quella, non è tanto andare sul palco o raccontare delle cose, è... Ricordarmele. Beh, è una sfida. Porco due, io ho il tuo stesso problema. No, una sfida. Un qualche anno in meno, tra l'altro. È totalmente di un mondo che non ci azzecca un cazzo. Attenzione! Arriva senza filtri Instagram l'ultima apprendista comica. Ho capito chi è. Cioè, non c'è proprio mai lei. Giulia Salemi. Ma basta, ma ha fatto ancora 18 programmi! Ma basta, Giulia, sei ovunque! Per il prezzemolo! Che la Salemi! Adoro, attenzione. Che gruppo. Io non lo sapevo, l'ho scoperto qualche giorno fa. Lei è persiana. La madre è persiana. Me l'ero balzato completamente. Sì, il padre è tapparello. Non so, non so neanche io cosa mi aspetto. Non sei curiosa? Quindi ogni maestro ne prende uno sotto la sua ala, no, credo. No, un coward. Sono di più. Ma non entrano vero. Tutti subito. Ah, quindi è one shot. Cioè insegnano, si esibiscono, ciao. Cazzo ne so, non ho mai visto. Cercavo una risposta, ma non ce l'ho.
È arrivato il momento. Andiamo. Ciao. Beh sì, sono 5-5. Jackie Paone è molto complesso come personaggio. Ecco, forse è quello che mi spaventerebbe di più. Ma è anche difficile, perché Jackie Paone è già un cazzo di personaggio fatto finito. Cioè, cosa ci credi? Però... No, difficile? No, più difficile la Simeone, raga. Cioè, sì, la più difficile la Simeone. Sono qua perché voglio sviluppare... No, quello devi andare a fare il programma delle fotografie. Se vuoi sviluppare. Umiliazione di salire su un palco e non far ridere. Lo sapete che non dormire... Mi terrorizzo. Noi ci stiamo abituando adesso. Madonna. Posso dire una cosa? Se non ridono è colpa loro, eh. C'è chi pone competitivo. Sì. Non hanno capito chi hanno qua. Lui è più competitivo, Madonna, di tutti. Io non ho visto il serale di Amici, ma chi l'ha guardato mi hanno raccontato che durante il serale di Amici lui... Sì. Competizione massima. Perciò, giusto per mettervi a vostro agio, dovete farci almeno un po' ridere, almeno noi, perché se ridiamo noi poi... Ecco, io per dire, questa cosa non la saprei fare, nel senso... Cioè... Fammi ridere. Aspetta, però secondo me hanno detto partecipi a questo programma, arriva con un pezzo preparato e adesso faranno un pezzo a testa. Vediamo. Giulia Salemi è la prima a salire sul palco. Ma no! Ah no? Voglio dimostrare a me stessa che ho un talento comico da sviluppare. Vai. Non lo sto facendo. È finito. Cioè era questo. Sì. Non dai, parti, inizia, puoi iniziare. Che cosa dice una persiana a una veneziana? Oddio, lo sta per fare. Lo sta per dire veramente. Quanto sei tapparella? Sai che non l'ho capita? Ma sicura che era così? Io l'ho capita. Guarda che è sbagliata, non può essere, cioè non può far ridere se è fatto così. Non c'è doppio senso, sono tapparelle, punto. E quando la gente gli chiedeva, sei Perseo? Lui rispondeva, senta Seo. Questa è quella delle elementari, quella base. Puoi rifare il gesto così? Una cicuta media. No, questo non lo potete fare! Scusate, eh. Il gesto. Quello fa ridere. Quello fa ridere. Sì. Fa ridere, eh. Sono poche le cose che riesco a fare in solo 2 minuti. E di solito sono nudo e nel letto. Nudo e nel letto. Sì. Ma devo spiegare. Ora faccio il presentatore, canto, insomma mi piace fallire in tanti ambiti. E spero vi piaccia. Grazie a tutti. Bravo. Grazie. Bravo. Sono stata la prima donna nella storia. Nella luna? Ma no. Nella dentro. Sì, perché è entrata, l'uomo ha messo solo il piede, lei ha deciso di entrare a superare i 2 metri nel salto in alto. Lei era una nonna che ti racconta le infatti le lo vedi, cioè, sono tutti ammirati, dicono. Sì. Mi hanno portato ad avere un monumento, sì, peccato che è vista al cimitero. Ma veramente, ce l'hanno messo? Oddio, non so che pretese ho dato retta a chi mi ha invitato qui. Questa deve... Devi giocare sui contrasti, sì, con lei. Alessandro Cecchi Paone. Vai, e via. Lui ogni tanto mi faceva le battute. Sì. Cecchi Paone ha un eloquio. Bisogna puntare su quello, su di lui. Sì. Un altro sondaggio dicendo dove ero il marito più desiderato delle donne d'Italia. E io qualche mese dopo divenni gay. Ma come? Mi sono trovato anche a fare un'altra cosa, che era il presidente di una... Ma perché? Ma perché lo devi fare? Questo è più LOL. Questo è più cringe. Buster Keaton faceva queste cose. Passati 100 anni da me. Non ti arrabbiare, però. Dai. Mi sembra che l'hai preso un po' troppo sul personale, però. Non c'ha neanche 20 anni, c'è che paone, dai, su. Niente, disperato. Se ne va, penso De Carlo se ne va. Non si fanno queste cose. Non si fanno, che schifo. C'è chi... Non mi piace però questa arrabbiatura. Non lo vuole. Mi chiamo Filippo Bisciglia, ho 44 anni. Ma non è Facciamo vero. Entrare i single. Ma non è vero, figli. In pila per 3, 34. Mi porta benissimo lui comunque. Sì. Mi devo divertire. Lui potrebbe fare quella comicità fisica. Sì, avvenente. Sì. Prossimo step. Avranno solo 2 settimane di tempo per creare un monologo originale di 5 minuti. 5 minuti solo. Porca 5 minuti. Minchia, è poco. È andato benissimo. Avete rotto il ghiaccio, dai. No, pensavo avete rotto il cazzo. No. Ma glielo dicono così già. Io me ne vado. Lasciate andare Sara a casa. Io comunque ho già il mio preferito, Chi è? Sì. Tommy. Grazie al cazzo. Ci hai detto fino a 3 secondi prima che non volevi io YouTuber. È vero, lo YouTuber, che schifo, no? Cecchi Paone è un caso molto difficile. Ah, ho capito. La cosa sua era una gag, nel senso lui avrà Cecchi Paone. Ah, tu dici che abbineranno? Sì, vero. Sara Simeoni deve fare un grande salto. Beh, però lei sai cos'è? Se riesce a indirizzarla potrebbe scherzare su temi che magari un Tommy Cassi... Non rendono perché è piccolo. I mentori comici si mettono in viaggio verso una destinazione al buio. Dove
l'hanno mandato a sentire? In Siberia, nella tundra. Non ho pensato a chi potrebbe essere, sono curioso. No, il Ligure per il Ligure è troppo scontato. Buongiorno. Buongiorno. E invece, per Dio, mi è piaciuto, no, l'ho detto, No, mi sarebbe piaciuto vedere un'altra cosa. Magari già si conosco. Appunto. Mi sembra troppo un bravo ragazzo. Mi sembra troppo perfetto. Qui c'è un chilo di eroina. Cosa facciamo? Devi cambiare. Allora, io te lo lascio. Per 24 ore devi custodirlo. Fai tu. O venderlo. Vedi tu. Cosa vuoi fare. Io non dico drogarti, ma qualcosina. Eccolo là. Cioè, vai a scippare una vecchietta. No! Qualcosa. Lui potrebbe giocare con lui su sta cosa qua, però. Invece è quello che accompagna le vecchiette. Non le scippa. Un po' di sofferenza, un po' di vissù. Manca un po' di quella punta dark. Fra i dialoghi con la coscienza, ad esempio, dei tuoi genitori, di persone che fanno parte di un'altra generazione. Esatto, per questo che ti ho organizzato una 3 giorni a Re Bibbia. Così. Giusto per iniziare. Così, giusto per entrare un po' nel mood. We are the champions, my friend. Ok, bella copiata, dai. Cosa stai facendo? Mi sono rotto. Cosa? Quello che mi preoccupa è dimenticarmi. E usalo come punto di forza. Scusiamo, sono già due cose che usiamo. Vedi? Voilà. Vabbè, ma noi non andiamo a partecipare, andiamo a fare i mentori. Sì. Ah! Mi vuole remare contro. Ciao. Tutto bagnato. Lui che ha remato, non... Di lui mi piace, a parte gli occhi, una bella attaccatura di capelli, un fisico perfetto. Ragazzi, Biciglia mi ha invitato a giocare a padel. Ma chi cazzo gliel'ha chiesto? Questo non arriva, però. Oh! Questi due ci faranno morire, già lo so. Puoi prendermi in giro quanto ti pare, perché ho senso dell'umorismo. Però sono anche un po' permaloso, quindi non esagerare. Oddio santo, madonna che ansia. Amiche, io non saprei che cazzo fare. Ah, quindi ti posso prendere in giro? Andiamo subito al sodo, perché io ti devo fare delle domande. Tipo che vuoi un uovo? Devo farti delle domande, che? Tipo che vuoi un uovo. Andiamo subito al sodo. Ah, al sodo mi ero perso. Ah, ok. Io devo andare in sauna. Speriamo che si spogli, ma non troppo, ecco. E niente. Non rimane che un solo apprendista comico a cui essere abbinato. Giulia Saremi. Spoilerone, cioè nel senso... C'è scritto, cioè, sul citofono, li sei andata a casa. Sorpresona. Cosa ho visto? Di cosa ti piace parlare? Di me? Di me? In parte bella. Esatto. Ma è sempre sanno così. Tutto quello che in realtà c'è dietro. In realtà con tutti i programmi che ha fatto ormai. No, se cominciamo così. Lui capisce molto quello che gli dico ed empatizza molto con me. Io palesemente per il culo. Questo per lei è molto importante. Sì, io ora voglio trasformarmi, voglio evolvermi e quindi mi farà diventare... Un Pokémon. Tanti soldi. Mio agente non ha un ufficio così. Ancora! Il mio obiettivo ora è metterti addosso un carico enorme di ansia. Ma povero! Comunque lui è migliore. Sì. Il prof. Tre macro differenze tra la mia generazione e quella dei nonni adulti. Sì, esatto, esatto. Classico video. Il giovane che parla del cambio generazionale. Classico video YouTube. Adesso non mi prendere per il culo. Non ce l'hai WhatsApp, ce l'ho. Aspetta un attimo. Devo trovarlo, però aspetta. Alle nostre spalle abbiamo il cimitero. Bello. Fatto ridere. Non doveva far ridere? Ho fatto ridere. Quanti ragazzi e ragazze avrà insegnato, più o meno? Io penso che un 15.000 sicuramente. Beh, porca t***a! 15.000 e 1. Che senso? Allora, se la vita fa salto in... No. Hanno vinto il programma già. È il programma più bello dell'anno. Mi avessero detto che avrei saltato col metodo... Beh. 52 anni, ho saltato un metro, cioè, ragazzi. 52 anni ha? Sì. Porca boia. Una ragazzina comunque. Portati bene, lei, minchia. Fai spesso attività fisica? Quanto dura un paio di scarpe da ginnastica? 3 mesi. Queste c'hanno 15 anni. Beh. Corri, scivi là. Ma tu sei scemo. Perché io sono un competitivo. Quando perdevo me ne andavo dal campo. Vabbè, le partite finiscono a un certo punto. No, no, è un fognino, è un po' fognino. Madonna. Ora rilancio la racchetta di padel in testa. Nella prossima volta mi devi trovare 4-5 barzellette. Vedo, ma sto per morire. Ma quanto è pallido. Ma aiuti, Scintilla. Continuano gli incontri di conoscenza degli apprendisti. Il momento più alto. Eccolo là. No. Dov'è De Carlo? Fatemelo vedere. Nell'angolino così. Io non volevo spogliarmi. Per non farmi riconoscere metto un cappello
gli occhiali da sole, uno sciarpone, un cappottone, vado nell'edicola. Siamo al parco, eh! No! Una cosa lì con scritto pelle fra le palle. Vedi, però questo racconto potrebbe funzionare. Questo è giusto. Sì. E la signora dall'altra parte, signor Cecchimone! No! Io la seguo sempre tutti i giorni e io con pelle fra le palle. Dai, vedi che ce l'ha. Ecco, questo è stand up. Sì. Sto per portare Tommy Cassi al night in una bocciofila. Ma infatti stavo per dire o è un night o è una bocciofila. Hai visto? Hai visto come litigavano per la briscola? Succede davvero così. Come mi immagino io da papà? Questo è il secondo argomento. Terzo, diciamo, argomento. Ma per me la stand up è sempre raccontare storie tue. Sai qual è il problema della nuova generazione? Che non vivono. Che cazzo racconti? Immaginati di essere un'alga. Sui pesciolini che ti girano intorno. Esatto. Lei deve fare il doppio lavoro perché deve... Il teatro lo dovrebbero fare a scuola. Deve dare a livello fisico e più deve pure scrivere qualcosa di comico. No, tre lavori deve fare, no, mica è difficile. Mentre gli altri su un palco già ci stanno. Da piccola volevo fare la ballerina. Volevo fare la ballerina! C'è tanto da fare. E non è che da un giorno all'altro... Tanto dire... Non bastano. Tanto vuol dire 10 anni. No, non bastano 2 settimane. No, ma come si approcciavano le ragazze? Però io parlando, avendo possibilità economiche andavo al night. Perfetto, vedi? Dai. Io c'avevo i soldi. C'avevo i soldi. Dove dovevo andare? Andavo a pice. Intimo. Il 2 di coppe. Criste. Guarda. 7 di denari. Criste. Ad una certa età le persone, grazie al cielo, hanno meno filtri. Non si vergognano di loro stessi. Ma perché ormai dicono, ma che cazzo me ne vergogno? Certo. Cioè, minchia, diventerò una merda a 80 anni. No. Fanno anche lo spettacolo. Ma guardami negli occhi. No, la fa salire sul palco già. Spettacolo di drag queen, devi fare il pezzo. Ci facciamo anche noi le drag. Bisogna buttarla. Svezza, magari soprattutto lei, prima delle 2 settimane è giusto fare una cosa del genere. Sei morta. Ora no. Ce la fa ancora. Già si scassa. Ah, diciamo che questa è la parte con la real del programma. Sì. Voglio portare Tommy ad esibirsi di fronte ad una platea di frequentatori di questa bocciofila. lui ha delle idee geniali. Fa ridere solo a dirlo. Perciò stiamo parlando di una platea che... Che non capiranno nulla di no, quello no, questi dice. Raga, è il pubblico peggiore. Minchia, che puoi avere. Se sei giovane poi... Mamma mia. Il più giovane minimo a 75 anni. Ed è quello che ci sente di più. Tommy Cassi! Fate esplodere la... Senza quattro... Ma è esploso un enfisema, è esploso un embolo. Io lo so com'è andata. La produzione va da questi. Fa, allora, ragazzi, 2 bianchetti a testa. Sì. Li teniamo qua 10 minuti. 10 minuti. E quello sotto era già lì che... Grazie, ragazzi, per essere qui oggi. Immagino che quello che pisce di più è il cavo. Lo stavo guardando. Cosa vuol dire fare lo youtuber? Secondo te... Non c'entra con l'idraulico, no? Idraulico? Beh, i tubi. Perché la rana attraversa la strada? Perché è verde. Questa l'ho inventata. Giochiamoci tutto. Giochiamoci tutto. Perché il pomodoro non attraversa mai la strada? Perché è russo. Perché ha un pomodoro. Come fa a attraversare la strada? Allora, non è vero. Oh, si è scassato, quello dietro. Guarda come carica! Guarda come carica! L'idolo della folla. Io voglio lui come... Lo vuoi come mentore? Riesci tranquillamente a dialogare con il pubblico. Non è scontato. Non è scontato. E lei ride. È quello che la guarda e ripete. Ha fatto un passo della Madonna. Madonna, è partita! No, fermatela adesso, però! Oro, no. Olimpico, Sara Simone! Ma strano, però, sì. Era in incognito. Ma io credo che non dormirò più nella mia vita. Ma stasera la bocciofila è venuta giù dalle rive. Ma purtroppo stasera mi sa che la Simeoni... Oh.
prendere quattro barzellette e farle diventare un monologo. Una sorta di storiella. Minchia, è difficile però, figo sta roba qua da fare. Bello. Un po' d'ansietta mi è venuta. Sei pronto? Molto affili, però secondo me tu devi investire. Devi prendere tutti i soldi che ha e cosa deve fare? E comprare i diritti di Temptationale. E dai, Fili. È l'unico. Può salvarci solo Filippo. No, Fili, c'è bisogno. Sì. C'è bisogno. Fai un'opera pia. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Abbiamo un video per te. Ma già te ne vai, scintilla. Fili, però scintilla, falò. È tutto collegato. Lui deve investire. Il pregiudizio nei confronti di una figura pubblica che sale sul palco e vuole far ridere il pubblico. Ma cosa ha scritto lì? Come? Ma è un medico, dottore. No, ti giuro che il mio dottore scrive meglio. Senza cravatta, senza giacca, perché? Cioè, vuoi che non mi riconoscano? Beh, meno impostato su via, togli sta cravatta. Siamo in ritardo. Bene appena, Due ore. Due ore di ritardo, mio. Tutta memoria? No, memoria. Io non sono tesa. Questo è il testo. Ma si è rotto? Si è rotto lui, mi sa. Qual è il colmo per un nudista? Io capito, ma le legge. Vabbè, se le scritte 3 o 4 gli sta dicendo. Oppure no, sul sito freddure.com. Sai che hai molto ragione, perché prima quando gli ha detto avevi un compito, lei ha fatto la faccia come dire porca boia. Cercheremo di arricchire un po' il bagaglio battutesco che ha. C'è del cringe, c'è della difficoltà, c'è del problema. Sono d'accordo. C'è del problema. Dobbiamo fare secondo me la maglietta c'è del problema. Bella! Schiaffamela. Giacobazzi vuole cambiare mestiere. Anche stato in azione. Sì, un po' tutto. Vai farti notare che io sto lavorando con Tommy Cassi. Tommy Cassi, content creator. Mi mancava! Lui si è svegliato la mattina. Era così, no? Tommy Cassi! Eccolo lì, è lui. Ha detto di camuffarsi, quindi ho paura che non lo riconosco. Francesco? Però non è in giacca e cravatta, dai, è una felpa. Capire cosa la gente pensa di te. Io intervisterò delle persone a caso. Così è riconoscibile, dai. Penso che lui stia sottovalutando la sua permalosità. Ne sentiremo delle belle. Ma allora se becca uno che è tipo gli sta antipatico, gli tira due cartoni. Ma se tu dovessi fare una cena a casa, invitare una persona simpatica, lo inviteresti? Beh, non lo riconosci mai comunque. No, così no. Non lo inviterei. Buongiorno. È lui, buongiorno. Oddio, che figura di merda. È spingente. È antipatico. Massimo. Ma ti grazie tua. Lei ha sentito che adesso si è messo in testa di fare il comico. Non lo vedo. Eccomi qua, tanto piacere. Questa è la signora che torna a casa e dice: Vincenzo, oggi ho conosciuto Cecchi Paone. Sì, ti ho detto che mi sta sul cazzo. Però è stato gentile. Però il nome mi ricorda qualcosa. Visto nei meme. L'hai visto nei meme? Sì. Eh vabbè. Ciao. Che bello. Che sorpresa. Militello. Il primo signore che mi ha visto mi ha fatto: ma chi c'è? Ciao Staffelli. Anch'io stavo per dirti Staffelli prima. Perché è il nome giuro di Striscia degli inviati. Sì, però la più sua conosciuta. Voce è quella più conosciuta di tutte. Però c'è troppo casino. Ma devi far finta di nulla. Che nessuno ti ascolta. Che nessuno ti cacca. Ah, raga, andare dove mangiano poi. Minchia devo Cioè, ti sembra proprio di dare fastidio. Sì. È arrivato il momento di scoprirlo. Su un vero palco, davanti a un vero pubblico. Ci siamo, partiamo. Sara Simeoni è una grandonna. Spanata come poche, ma veramente spanata. Spanata non penso vada bene. No, cioè, nel senso, io avrei usato un'altra terminologia. Sì, no, farei finta di aver sentito. Andiamo. Bene che di salti ne ha fatti, però. Tommy ha un problema. È un bravo ragazzo. No, questo no. Il problema più grave di tutti. Cioè. Non beve. Non si droga. No, ma dove cazzo vuole andare questo? Pure io sono indeciso fra Cecchi, Filippo e 3 su 5. Cioè, sarà contenta Giulia Salemi? Nessuno, neanche. Tu sono detto Simeoni. Sì. Sara? Ehi. Sta dormendo. Se non fai ridere, non te li do. E voilà. Beh, ha saltato più di 2 metri per poi fare un glacé. Sì. Forse riuscirà anche a far ridere. Ma questa la volevi tenere? Io questa sì. Amore, lo sai che la soia fa digerire meglio, eh? Ma sono le 7 del mattino. Non ho capito. Ho capito, ma non. No. La taglierei. Sì, non. Possono tagliarla. Sì, non c'è. Hanno il mio consenso. Non c'è tempo. Che non conta non nulla, c'è però. Noi abbiamo buone possibilità di vittoria. Veramente è il pezzo più forte. Se lo fa bene. Mm-mm. Grazie davvero. Lo scarto subito? Eh sì. Spero che tu ti ricordi che ne abbiamo lungamente parlato. No, pelle palle. Palle pello. Chi? Attenzione.
pelle tra le palle. Grande Cecchi, ha vinto Cecchi. Cuoio, che passione, il lato 8 dello sport. Mi piace mio cugino. Storie vere. E il grande ritorno di porca zia. Porco zio qua, più che altro. Una vita migliore dalla vita in giù. Perché c'è un peperoncino sotto Sex Toys? È piccante. Un in bocca al lupo speciale anche per Filippo Biscilla. Ma Mughini? Ah no. Erano di Filippo e Mughini. Anch'io grande. Ciao nonnina. Stava parlando. Grande. Ciao, ecco. Abbattete le vostre mani e fate applausi scroscianti, perché è di quello che ci nutriamo. Ma Giacobazzi, io lo vedo come un mago. Vero? Il mago. Anche la... un'illusionista. Diciamogli la Giacobazzi. Ma Giacobbo, ma perché non apri una nuova carriera? Una nuova parte della tua carriera? L'illusionismo. E voilà. E a salire sul palco per prima sarà proprio lei, Giulia Salemi. Dai. Mica Giulia per prima, povera. Con 1.600.000 follower. 700. beh, ci sta. Per rompere il ghiaccio una cosa del genere ci sta. Ciao a tutti. Ma io ho fiducia in Giulietta. Dai. Molti di voi penseranno: quella è la solita bella ma scema, no? Vi sbagliate di grosso. Perché io la mattina non sono neanche così bella. Noi non l'abbiamo sentito, ma dentro c'è un boato, eh. Io insegnami la vita. Che una volta, riguardandomi, mi sono comprata quello che stavo pubblicizzando e senza codice sconto. Beh, diciamo che stanno applaudendo giusto per darle un po' di supporto. Ecco, brava Giulia. Ci sta tanto applaudire per supportare, eh? Soprattutto nel male, perché non mi ricordo la battuta, scusate. Ah, ecco. No, vabbè. Ho fatto ridere più questa. Tutto quello che faccio deve essere bello. Per me poteva andare ancora peggio. Ma è il testo che non fa no, ridere. No, a parte quello. Ragazzi, è davvero difficile. Sì. Io non faccio la cacca volgare come tutti. La mia cacca è instagrammabile. Io infatti faccio delle palline super carine, tenerine. Come te, amore? Io le faccio davvero. Sono un influencer, quindi lavoro H24. Se tiro fuori il telefono stasera, non è un tic. È un TikTok. Era carina. Anche il movimento ci stava, scioglie un po'. Il prossimo a esibirsi, Filippo Biscilla. È difficile far peggio, eh. È difficile far peggio. Vai, Filippo! È come stimolare il tuo. Giustamente. Comunque, brava Giulia, che non se la prende per un cazzo. Tutti la pigliano per il culo. Vabbè, raga, cioè, se vai a fare sto programma, sembra che te lo prendi, non ci vai. Guarda che lei è molto autoironica. La voglia. Sono contenta di questa cosa. Filippo Biscilla. Taglia, Fili. La cosa che mi ha reso più noto è sicuramente Temptation Island. Eccolo lì. Parla romano, romanaccio. Che mi sono messo a studiare dizione. Benvenuti a Temptation Island. Se vuoi raggiungere il falò, digita 1. Carino, ci stava. Allora io facevo al falò: Giorgia? Giorgia? A un certo punto entra l'autore: Avili, ma come cazzo parli? Ma, non... ma no! Bravo, cazzo, bravo! Bravo. Maurizio Costanzo. Facendo l'imitazione di Califano e Costanzo. Una cosa nuova. Ah, sento la paura! Cioè, non pensavo! Zucchero. Bello, bello, vai, Zucchero. Fuck, bravo! Grazie! Bravo! Dai, è andata bene. È il turno di Alessandro Cecchi Paone. Oh! Lei mi dà un sacco di soddisfazioni perché continua a annuire. Veramente è una cara persona. Questo solo lui può farlo e far ridere. Sì. Io vi porto a casa tutti e tre perché siete... Ah, improvvisato, bravo! Io improvvisamente... mi sono appassionato di calcio. Glutei e cosce come non se ne vedono. Io non li capisco, i gay che non vedono il calcio. Divento presidente di una squadra di calcio gloriosissima. Gira la voce, questo ci prova e ci si può fare a tutti. Vero, però io non l'avevo detto. Io ho visto più cazzi in vita mia di un urologo. Ma loro si sono messi a ridere. Tutto è bene quel che finisce bene, anche perché almeno un terzino io me lo sono fatto veramente. Dai, bravino, è stato bravo, sì. Tanto bellissimo come ha coinvolto il pubblico due volte. Cos'è, un termometro in bocca? Cos'era? Alla febbre dopo l'esibizione della Salemi. Sara Simeoni è prontissima a salire sul palco. Ecco. O forse no. Non ti possono cadere i fogli. No. Pensate che il suo motto è
Aspetta, scusate, non mi ricordo un cazzo. Ma vero? Squalificata, squalificata. Ma è vero? Sara Simeoni. Allora, lei dovrebbe scherzare sul fatto che, che l'altra prima ha sbagliato. Che quando sali su un podio, sai che ti vai a prendere una medaglia. Quando sali su un palco, non sai mica cosa ti vai a prendere. Anche se guardandovi, una mezza idea. Che poi... Portala avanti. Che 50 anni fa non c'era la parità dei sessi. Le tute sembravano dei sacchi con le maniche. A Squid Game erano più eleganti, eh. Comunque meglio della Salemi. Sì. Sì. Io i miei record li ho sempre fatti quando avevo le mie cose. E mica perché avevo gli assorbenti con le ali, eh. Sapete che ho sposato anche il mio allenatore come la Pellegrini. E sei un'antica usanza veneta. Molto brava, veramente. Beh, con le premesse che avevamo sì, avuto. Ma sì, esatto. Sì. Cazzo, sì. Poteva essere un disastro. Sì, invece. E invece se l'è cavata. Peccato! Vai, cioccolatini! Ecco perché l'ha fatto bene. Solo per quelli. Quando a stagione noi siamo perfetti, perché hanno una sfida in più. Siamo in due. Mica difficile. Porca troia. Io posso stare lì sotto a ridere fortissimo. Sì, perché devi ridere se nessuno ride. Sì, sì. Ci sono. Sono bravissimi! Come cazzo fatto a non ridere? Giusto. Io vi chiedo un grande, roboante applauso! Chiamami il caricambotto lui! Sì. 21 anni, belli 21 anni, ero pieno di figa. Pieno di figa, non studiavo niente. Beh, sì. Faccio contenuti multimediali online, cerco di intrattenere le persone. Minchia bro, chissà quanta figa. Cioè, in realtà sono anche fidanzato. Lo so. Più ridere più. Aspetta, voglio rivedere. Cioè, mi ha fatto ridere più lui. Ma perché secondo me è sbagliata un po' la roba scritta. Allora, lui cioè, poteva parlare di tutt'altro, sarebbe andato meglio. Lui me. È bravissimo sì. A tenere il palco. Si vede che ce l'ha. Sì. Ma non fa ridere. No. Ma non fa ridere il testo, non lui. No, lui, sì, esatto. La tua mamma e il tuo papà ti lasciano una crisi economica che pisce in testa alla grande depressione del 29 e soprattutto il riscaldamento globale destinato ad estinguere l'intera umanità nel giro di un paio di generazioni. Minchia che memoria però, io non mi ricorderei mezza parola. Goditelo, divertiti, è il tuo turno e buona vita. Ma la parte finale è quella, dai. Perché non parlava di influencer. Sì. È un testo che non funziona in 5 minuti. Fosse più largo funzionerebbe. Sì, ma secondo me, cioè lui è anche troppo pulito, porca troia. Lui è pulitissimo. Minchia, non mi... Ma lì è anche di gusto personale. Ora la parola passa al pubblico in sala. Si vota. Dai, votiamone uno a testa. Guarda, ti do, non ti so dare un voto, però ti dico, mi ha fatto ridere Filippo. Mi è piaciuto il tema di Cecchipone e tecnicamente Tommy. Io voto Bisciglia, mi ha fatto ridere di più. Do il mio voto al Cecchi. In effetti la Simeone è stata brava, cazzo, però anche. Sì, abbiamo solo una certezza, diciamo, che la Salemi non... Ma Simeoni non mi è dispiaciuta. Il o la vincitore, vincitrice è... Sara Simeoni. Ciao, Sara Simeoni. Ma pensa a te. E niente, ha vinto tutto Sara Simeoni. No, ci sta che abbia vinto. Non dai. C'è stato il mattatore che dici si pegliava tutti i voti, essendo un po'. Ci sta. Quei quattro, tutti vicino. Voto simpatia, nel senso l'ha portata a casa. Era la più lontana dal mondo. E che qua, allora, noi siamo abituati a vedere gli americani e gli inglesi e non vanno dritti. Cioè, nel senso, sì, quando raccontano, si fermano, ridono, improvvisano. Sì, però c'è da dire una cosa, diamo l'alibi dei 5 minuti. Cioè, qua dovevano stare in 5 minuti. Se è uno spettacolo di un'ora, ti prendi anche i tuoi tempi, ti scappa la risata, parli col pubblico, dici sti cazzi. Però dai, bravi tutti. Però Tommy, se gli dai un'ora te la fa. Sì. Ma tranquillo. Esatto, sì. Anzi, rende molto di più in un'ora che in 5 minuti lui, secondo me. Io volevo vincere qualcosa prima posto. No. Amore. Ma spoiler sui prossimi 5? Fateci ridere. Fabio. Peggio per voi. Oh, Madonna santa! La nonna di Filippo! Oh!